Buongiorno a voi. Allora, raccontaci un po' dov'è l'appuntamento, quali saranno le parole d'ordine. Allora, beh, la parola d'ordine ovviamente è Amnistia per la Repubblica. Certo. E l'appuntamento ce lo siamo dati davanti al carcere di Marassi. Noi siamo stati 15 giorni fa dentro il carcere insieme al senatore Perduca a verificare un po' la situazione dopo esserci stati a gennaio con Rita Bernardini. La situazione è addirittura peggiorata, c'è un sovraffollamento maggiore del 10% rispetto a quanto visto con Rita a gennaio. Le condizioni sono un po' quelle che si vedono in tutti i carceri italiani, allora abbiamo deciso di dare un po' di enfasi alla cosa e di cercare di smuovere un pochino anche le nostre istituzioni locali. E quindi stasera facciamo questa fiaccolata e fortunatamente abbiamo avuto numerosissime adesioni a partire dal nostro sindaco che sarà presente e quindi manifesterà insieme a noi. Ecco. A che ora è l'appuntamento? L'appuntamento è alle 9 davanti al carcere di Marassi e insieme a noi ci sarà a parte il sindaco, anche il direttore del carcere e poi diverse personalità come l'assessore provinciale alle carceri, abbiamo i consiglieri regionali, abbiamo sindaci, il sindaco di Maisana, abbiamo rappresentanti anche di altre città, abbiamo molte associazioni familiari, la polizia penitenziaria, insomma siamo riusciti a unire un po' di forze per dare un po' di luce a questo problema. Insomma, nel carcere di Marassi ci sono 807 detenuti a fronte di una capienza che dovrebbe essere al massimo di 450. Certo. Bene, Grazie a voi. grazie a Susanna Mazzucchelli dell'Associazione Radicali Genova. Ciao, ciao a Ciao, tutti, dici ciao a tutti gli tutto. ascoltatori. Allora, qui la manifestazione sta riuscendo benissimo, c'è stata una notevole partecipazione, ci saranno oltre 200 persone. Abbiamo fatto una fiaccolata lungo tutto il perimetro del carcere di Marassi e c'è stata una notevolissima partecipazione, proprio da brividi, da parte dei detenuti che hanno per tutto il tempo, tutta la durata della manifestazione, stanno continuando. Fatto la battitura delle sbarre e urlato con noi amnistia. E in questo momento è in corso il comizio di fronte al carcere e è già intervenuto Mazzeo, il direttore del carcere di Marassi, Elide Chiarini dell'Associazione delle Famiglie dei Detenuti, la Morelli dei Verdi, Sciarfa sta intervenendo ora, consigliere regionale dell'Italia dei Valori, ed è qui presente e sta a breve per intervenire anche il sindaco di Genova, Marta Vincenzi. Abbiamo steso di fronte all'ingresso del carcere tutto l'elenco dei nominativi, dei detenuti che sono morti negli ultimi anni e anche questo è stato molto. Un segno molto simbolico. So che abbiamo poco tempo per questo collegamento, quindi io se passerei la parola al sindaco di Genova, Marta Vincenzi. Sì, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, Sì, questa è sono Radio io. Radicale, nello spazio di Radio Carcere. No, volevamo soltanto una sua valutazione e sapere la motivazione della sua presenza, in due parole, se possibile. Sono qui come persona che fa politica e come sindaco. Come persona che fa politica, perché credo che sia giusto che si riformulino i problemi delle carceri e dei diritti di chi è detenuto come le prime questioni su cui l'agenda politica del paese dovrebbe dedicarsi. E questo non avviene, e grazie quindi ai radicali che stanno provando a farcela. Come sindaco, perché queste carceri che noi abbiamo nel cuore delle nostre città, sono dei luoghi di sofferenza indicibile e ormai di negazione dei diritti costituzionali. E una città non può permettere che ci sia una zona franca dove tutto ciò che sta provando a comporre nelle relazioni sociali, nell'affermazione dei diritti delle persone, nel resto della città qui venga a mancare completamente, perché tutto il resto viene meno. E quindi è un punto di caduta così pesante e forte che occorre che ce ne riappropriamo. Grazie sindaco, e a risentirci ai microfoni di Grazie, Radio grazie. Radicale, grazie, e Radio Carcere.